Mercury Comics. Ciao a tutti, prima intervista del quarto giorno di Lucca Comics and Games. Come vedete lo studio è già pieno di ospiti. Sono con noi Bacter, Zattera e Dust. Ciao a tutti. Ciao. Sono gli autori di Psicorama, che vi faccio vedere qui, poi lo sfogliamo con calma, e pubblicato dalla Eris. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, intanto Bacter si è portato avanti sul lavoro e sta già disegnando. Sì, devo guadagnare dei soldi, se no non torno a casa. Allora, noi abbiamo iniziato a parlare con la Eris su alcuni autori che ci interessavano e voi siete tra quelli che abbiamo chiesto alla Eris di far venire qui. Ci sono quattro autori, non ne abbiamo tre su quattro, che è già un bel successo perché non avevamo cinque sedie. È un buon metodo di selezione. Infatti. Quindi abbiamo guardato, siccome noi abbiamo come pungolo il fatto che noi ci dobbiamo leggere tutti i fumetti delle persone che intervistiamo, e infatti la nostra notte viene passata normalmente a leggere fumetti, quando siamo arrivati al vostro, che non aveva parlato, è stato... Avete dormito stanotte? Sì, non tanto, ma abbiamo dormito. In realtà, nel vostro, anche se non c'è parlato, di materiale ce n'è a pacchi e pacchi e pacchi. Ci sono citazioni ovunque, ci sono immagini molto dettagliate, ma andiamo con ordine e vi chiedo, come è nato l'idea di Psicorama? Sì, ecco qua. Allora, principalmente l'idea viene da me e da Ast, che abbiamo una frequentazione anche per motivi geografici più frequente, abitiamo vicino a Vicenza, e l'idea era quella di mettere insieme un gruppo di autori, disegnatori, tra cui noi, che stimavamo, ecco, anche una certa affinità, diciamo, di immaginario, per mettere insieme un libro narrativo, quindi un libro narrativo per immagini, ma che non fosse prettamente un fumetto, ma cioè, totalmente fuori dagli schemi del fumetto classico, quindi abbandonando anche la gabbia vera e propria, sia concettuale che fisica, della tavola, quindi fare immagini a tutta pagina, delle splash page, delle illustrazioni, dei quadri in realtà, anche perché noi tutti e quattro arriviamo da... abbiamo a che fare anche con la pittura, non siamo solo disegnatori di fumetti, siamo anche illustratori, siamo anche artisti, pittori, quindi volevamo fosse un libro che fosse un ibrido tra tutte queste discipline e che appunto la pagina potesse funzionare anche da sola come un quadro, però che messo in sequenza fossero una narrazione. Quindi abbiamo pensato di eliminare il testo anche per una questione visiva, perché richiama immediatamente al fumetto, il balloon. Certo. Ecco, queste erano un po' le premesse tecniche, diciamo, le caratteristiche. Poi a livello di idea che fosse libero anche proprio nelle tematiche, cioè che spaziasse anche in territori oscuri, diciamo, sì, o fuori, senza tener conto di politica lì corretta o limite, di censure. Nessun limite, proprio, sì. Lasciare libera anche l'inconscio, quindi per quello anche Psicorama, cioè che ha a che fare con la psiche, una visione della psiche. E allora, quindi niente, abbiamo messo insieme questo gruppo, abbiamo chiamato Bacter e Dario Arcidiacono, che non c'è, perché sono quelli, a parte che ci conosciamo da una vita, con cui c'è più affinità in questo senso, nel senso di dove doveva andare il libro. Infatti abbiamo notato che nel libro c'è un elemento comune alle varie storie, che è quello sacchiotto che avete visto all'inizio, lo rialzo così lo guardate, quel topolino sacchiotto che c'è in copertina, che più o meno viene richiamato nelle varie storie, cioè, c'è sempre, a volte bisogna cercarlo, ma c'è sempre. Due storie lo richiamano in maniera molto seria, che sono le due storie centrali. Le due storie, la prima e la quarta, invece hanno un richiamo un po' più sfumato, diciamo, del topolino. Perché è proprio un topo? Topolina è una casualità in realtà, perché nasce all'inizio in quella che doveva essere la copertina, diciamo, iniziale, che poi è diventata retrocopertina. Il cui impianto è stato costruito da Stefano e sul quale io poi ci ho messo dei personaggi che hanno
abbastanza a che fare anche con il mio immaginario tradizionale, mettiamola così. Per cui è venuta questa topina proprio per l'idea di suggerire la tenerezza nell'immagine precedente. Tenerezza secondo i miei standard, naturalmente. Ed è stato un po' l'inizio, quello che ci ha dato l'input a dire continuiamo anche con il libro, coinvolgiamo gli altri. A quel punto, per dare una traccia narrativa comune, visto che avevamo deciso di dare libertà totale ad entrambi, a tutti quanti, insomma, darci libertà totale, abbiamo detto almeno lasciamo una traccia che figuri su tutte le, che compaia su tutte le storie, in modo da dare anche un senso d'unità e di una costruzione sì unitaria del progetto e dell'accoglimento, diciamo, del progetto da parte degli altri autori che sono subentrati. Poi, come dici tu, alcuni come lui che ha svogliato, l'ha messa dentro solo, l'ha fatta comparire in maniera, o anche Dario, come è stato. Noi l'abbiamo presa effettivamente come la protagonista delle nostre storie e finisce lì sostanzialmente la cosa, non c'è un motivo poi più profondo. Però ecco, poi piano piano si andava avanti con la storia, almeno nel disegno, nella costruzione, da parte mia almeno, è cominciato ad esserci un'affezione particolare per il personaggio, che è diventato proprio il fulcro su cui gira attorno la storia, che poi la mia richiama a quella di Biancaneve. Di Biancaneve, decisamente, sì. E una visione un po' differente. Aggiungo solo, si è voluto dare piena libertà anche nell'interpretazione, certo, e nell'uso del personaggio, perché la libertà fosse totale in questo progetto. Sì, la cosa appunto che salta subito all'occhio, almeno dove utilizzata come personaggio principale, è che sì, c'è Biancaneve in uno scenario apocalittico dell'argomento, ma l'apocalisse è un po' diciamo l'altro tema comune nei vari racconti. Il primo racconto, che appunto è quello di Bachter, richiama, almeno a me, ha richiamato tantissimo Bosch e varie immaginari appunto di fine mondo. Beh, prima di tutto non volevo partecipare, sono il loro commercialista, sì. E visto che non mi pagano la parcella, ho detto vabbè, fatemi partecipare a questo. Sembra il minimo sindacale. A parte queste cazzate, no, nel senso che loro hanno fatto veramente proprio delle storie che con una narrazione. La mia realtà è un'unica vignetta, cioè sì, si potrebbe aprire. Sì, infatti, dunque è una panoramica su questo mondo apocalittico, per quello appare la topolina soltanto in un'immagine, perché è come un giro di 360 gradi per dare un'occhiata a questo mondo. Devastato e orribile, dove poi loro sono invece andati a indagare con una narrazione più legata alla una sequenzialità del fumetto. Quindi è proprio solo una carrellata. Infatti un fregio. Infatti perché ero partito, infatti l'ho chiamato lo sfregio di Bachter, a differenza di quello che è il fregio del Parlamento di Sartorio, no? Che gira tutto intorno e con tutte le virtù dell'Italia, no? la patria e tutto quanto. Qui invece è, l'avevo soprannominato lo sfregio di Bachter per fare questo gioco. Giusto. Quindi c'è anche la blasfemia in questo. Anche quella ce n'è parecchia di blasfemia. Non ne farei una cifra solo su. No, ma no, come dici tu, questo è il tuo immaginario, la nostra storia d'amore, cioè proprio siamo la cosa più delicata che potevamo fare. Insomma. E appunto il primo racconto, se voi idealmente tagliaste le pagine, si otterrebbe sì, è un'unica vignetta. Gli originali sono quasi 6 metri di ecco, è davvero un'unica vignetta. Sì. No, beh, poi tagliato. Di blasfemia in blasfemia passiamo al secondo racconto, dove la prima cosa che si fa è sventrare un Gesù grasso. Sì, allora io sono partito proprio a ruota libera, mi è venuta in mente, sì, un'immagine forte ed era un obeso crocefisso, anche per richiamare, se vogliamo, la demonizzazione dei diversi, tutto quel discorso lì, però poi sono andato veramente oltre, trasportandomi in un mondo post-apocalittico in cui, sì,
questa società rinata però sulle ceneri di quella precedente, quindi chiaramente citazioni sui tatuaggi dei corpi. Infatti. Cioè muscolosi, donne con le labbra enormi rifatte, cioè tutto lì è cominciata la mia perversione per le citazioni, quindi ci ho messo dentro tutto. Di tutto. E sì, sono partito con quell'immagine che sembrava forte, poi però subito dopo appare la Topolina, che è il protagonista, ed è praticamente quasi l'unica figura innocente in questa scena. Per poco, due tavole. Per poco, sì. Poi si trova suo malgrado a dover tirar fuori le unghie per esattamente, unghie e coltelli. Sì. E poi si avventura in un altro mondo diverso, perché volevo proprio ampliare un po' l'orizzonte da dove sono partito, quindi ci sono due scenari principalmente sì, diversi. Infatti la cosa particolare nel secondo racconto è che si comincia con uno scenario alla Mad Max, molto, esatto, molto diciamo selvaggio, per poi arrivare in uno scenario quasi da terre selvagge invece, perché ci sono personaggi che non hanno nulla a che spartire con quelli precedenti, molto un'altra più tribù, fantastici quasi. Sì. Sì, beh, intanto si addentra in queste rocce che rappresentano tutte delle forme. Infatti il titolo si chiama Giù nelle terre antropomorfe, sì, perché sono queste rocce che richiamano anatomie, animali, figure, e quindi già quella è un altro mondo. Certo. Poi all'interno di queste rocce escono questi personaggi che non so neanche io ben spiegare, non sono dove sono usciti. Sono delle sorte di mummie, solo che invece delle bende hanno stoffe hanno di vario stoffe, tipo, cinture, merletti, hanno... cioè, proprio andata, è venuta a ruota libera. Se, non so dare una motivazione, è venuta così quelle figure lì. E poi sul finale subentra un'ulteriore figura che stravolge la situazione. Ecco, e comunque è un finale. Il microfono un po' più su. E comunque è un finale lasciato aperto, perché volevo comunque che sì, potesse infatti esserci anche un seguito. Beh, non si sa mai. In effetti poi l'abbiamo continuato con i manifestini, no? Esatto. Dove abbiamo fatto tutti la topina e gli abbiamo dato forse un'altra vita, no? È un sì, po' so come un proseguimento. Non so se hai visto i poster. Sì, che con la prevendita del libro ci sono quattro poster fatto da ognuno di noi con protagonista la Topolina, però in situazioni ulteriormente ancora, diverse. Ancora diverse. Per ampliare ancora questi universi, queste terre, che poi in realtà c'è il discorso appunto del territorio all'inizio, cioè la seconda e terza di copertina è una sorta di mappa di queste terre, quasi appunto per dare un orientamento anche il percorso narrativo, certo, al lettore. Quindi, sì, esatto, sono nuovi mondi, nuovi universi da esplorare. E passando da Mad Max si arriva a Biancaneve, anche qui una Biancaneve... Diciamo, particolare. Un po' particolare. No, beh, come Biancaneve innanzitutto, quella che nella storia è la matrigna, qui non è la matrigna, è proprio la madre, non si hanno dubbi. Qui c'è la madre, sì, e poi ho lasciato un po' il dubbio all'inizio, perché c'è questo insettone che la partorisce sostanzialmente, poi viene uccisa, l'insettone viene ucciso. Da quella che potrebbe, che poi diventa la madre, la matrigna. E poi non è che volessi ricalcare, cioè ho ricalcato in realtà alcune fasi, sì, della narrazione, con inserendola in un mondo che è mio, insomma il mio immaginario, un mondo distorto che è più lo specchio di quello che ho io interiormente e che è il riflesso di quello che percepisco dall'esterno, insomma una reazione a quello che percepisco all'esterno. E questa sorta di grossa discarica piena di insetti, sì, che per me è una metafora della realtà che vivo quotidianamente. E poi volevo mettere un po' l'accento sul finale. Niente principe azzurro qui. Dove appunto cerco di riprendere quello che è il finale originario della storia. Che poi è stato distorto da diciamo che qua siamo a distanze siderali da Disney. Disney l'ha distorto abbastanza, mi interessava anche che ci fosse questa particolarità, che magari il lettore se ne accorgesse, perché poi anche le favole diventano, no, erano metafora della realtà, erano quell'aiuto che poteva dare la tradizione a superare le fasi dell'esistenza in diverse modalità naturalmente, e alla fine insomma Cenerentola muore. Sì. Poi è vero che torna in vita per una casualità che non è sicuramente il bacio del principe,
Quindi questa realtà dorata che ci hanno dagli anni 40 ci hanno inserito in maniera forzosa. Bravissimo, ecco, in questo caso forse diventa più simile alla storia vera che a quella che ci hanno raccontato o che vogliono farci. Parlando di eroine pensare. Di eroine Disney, la Sirenetta non finisce bene, giusto per ricordarcelo. Erano storie che servivano a maturare, a far maturare certo. Le persone, certo non maturano le persone pensando che tutto che va tutto bene, sempre e alla fine, visto che sono tutti felici e contenti, non sempre, diventa funzionale per vendere poi delle cose, ecco, nel nostro caso che non vogliamo vendere. Proprio non vinto, come ha già rimarcato lui. No, però mi avete convinto, quasi lo compro. Cioè, diciamo che abbiamo seguito le indicazioni del nostro commercialista e siccome siamo finiti con lui, ci ha detto fate sto libro. L'abbiamo fatto. L'avete fatto. Che non fare dei soldi. Con uno specifico obiettivo di non fare dei soldi. Allora. Sarà contenta Iris di questa cosa. Gioierà sicuramente. Vedo i salti che stanno facendo. Allora, questo volume lo trovate ovviamente al Napoleone, la Eris è sul lato più esterno del Napoleone, cioè lato, il secondo braccio del Napoleone, perché è fatto a U, Napoleone. Adesso l'avete finito, ma ognuno di voi fa anche altre cose, come avete detto all'inizio. Su cosa farete adesso che Psicorama è arrivato al termine? Ah, progetti futuri della sì, classe. Sì. Beh, io ho già un progetto, un nuovo libro con Eris che è nuove storie del mio personaggio, di cui ho già fatto altri libri anche con Eris, sì. Che è Earth for Eyes. Poi ho altri progetti con In Your Face, che è un'altra casa editrice con cui collaboriamo tutti noi, che tra l'altro quest'anno ha buttato fuori il famoso Fumetti di Menare, sì. La grande antologia del Mazzate, in cui ci siamo tutti noi, anche Dario Arcidiacono e con tantissimi altri autori, e quindi un progetto con Eris. E poi uscirà anche un nuovo libro l'anno prossimo, sempre di Furais, però le storie vecchie, che verrà ristampato, esaurito da qualche anno, con Barta Edizioni. Ecco, questi sono i progetti principali che ho. Bah, in realtà io continuerò con la pittura, che è un linguaggio che amo molto, e sto già preparando un altro libro a fumetti, in questo caso con una storia scritta da me, disegnata da me, che vedremo, che probabilmente pubblicherà in Your Face. Okay. E intanto mi sto concentrando su quello, ecco. Poi altri progetti che ho intenzione di proporre. Scusa, ti interrompo, è appena uscito un nuovo libro con Your Face Comic, scritto da lui e disegnato da Nicola Stradiotto, che è la bambina fantasma che trovate da Your Face Comic. No, vabbè, io con questo finisco, cioè nel senso non faccio assolutamente più nessun altro fumetto, perché pensione. Dopo questo si può fare di meglio? L'apice è stato raggiunto. No, scherzo, no, anch'io progetti con Your Face, parecchi progetti con Your Face. Continuerò a dipingere mostre, quello è, però non posso svelare nulla. Giusto, perché, giusto. Nella migliore delle perché tradizioni. Perché non lo so nemmeno io. Perché cioè, non si ricorda, noi... perché non si ricorda, sì, ovviamente. Sì, ma dove siamo? L'età. No, però venire qua a Venezia è sempre bello. Ve lo affido per il ritorno a Napoleone. Va bene. Quindi ringraziamo tutti e tre. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a Eris che ci ha permesso di leggere. Poi non so se volete, cioè questi fanno lavorare solo me. Ed ecco che il blocco passa di mano in mano. Eris sono stati molto coraggiosi, bisogna dirlo, a proporre ad accettare di pubblicare un libro di questo tipo, perché sia per i contenuti che per la questione estetica, certo, è molto anomalo nel panorama. È anomalo, però, come noi diciamo sempre, dei fumetti di cui parliamo, è un volume che permette al lettore di rimanere parecchio sulla tavola, perché ci sono tantissimi elementi da vedere nella tavola, e il fatto che non ci sia il parlato non distrae. Si è sostituito il parlato con un linguaggio visivo. Esattamente.
Quindi ringraziamo tutti, vedo un ospite già di là, gente che fa foto, non capisco. Ringraziamo anche noi e grazie a voi. Grazie per questo prezioso omaggio. Figuriamoci. Che abbiamo delle birre, non riusciamo ad aprirle adesso. Utilizzato. Abbiamo risolto. Vi abbiamo detto che abbiamo fatto 15 anni e quindi 15 anni regaliamo degli omaggi agli ospiti. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao.